Ciao ragazze, bentornate sul canale e benvenuti a chi guarderà questo video per la prima volta. Vi era piaciuto e mi chiedete sempre che cosa ordino alla Passione Unghie. Ho fatto un ordine approfittando dei saldi di settembre. Ho preso qualche colore scontato, una novità, che però adesso vediamo che cosa è successo, e delle cose che mi servivano, così vi faccio vedere tutto. Io ho appena ricevuto il mio ordine, l'ho aperto solo per controllare. E come al solito all'interno trovate il modulo di reso che torna sempre utile, quindi tenetelo. Vi faccio vedere che cosa ho preso e cosa è successo. Allora, l'unica novità che ho preso è stata questa. Sono uscite le nail powder e io ho voluto provare l'unica colorazione che mi piaceva, ovvero la Silver Rainbow, che però, come potete notare, mi è arrivata tutta rotta. Ecco qua. Non dovrebbe essere così, dovrebbe essere tipo un ombretto in polvere, un pigmento pressato. Ho già scritto all'assistenza 2 secondi fa, vediamo che cosa mi rispondono. Quindi l'unica novità è arrivata così. Adesso lo mettiamo da parte insieme al modulo di reso, tiro fuori tutto e vi faccio vedere. Allora, inizierei dall'omaggio e mi avvicino un po'. Ok, sapete che Passione Unghie in ogni ordine che fate include sempre un omaggino, sono al 99% dei glitter sempre, solo una volta mi era arrivata una polvere tipo quelle, però in polvere libera, e questo giro sono questi brillantini dorati, eccoli qua. Sull'oro tornano sempre utili, li mettiamo insieme agli altri e andiamo avanti. Poi, non so se lo sapete, ma c'è la possibilità di acquistare sul sito i tappi di ricambio per i costruttori. Ci sono sia per i costruttori da 15 ml che quelli da 50 ml. Io avevo un Frozen Pink da 15 ml che devo finire, purtroppo il tappo è completamente rotto e quindi potete includerlo nell'ordine, sono gratuiti. E quindi ho preso il mio tappo. Poi faccio vedere prima le cose che ordino spesso, vi tengo i colori e tutte le altre cose alla fine. Ordino in ogni ordine un cleaner. Stavo dicendo, il cleaner che io ad ogni acquisto inserisco, adesso l'hanno messo nelle scatoline, prima arrivava nella plastica. Poi, a proposito di plastica, ho preso una nuova anima per le lime adesive, se la riesco ad aprire magari, ok. Io ne avevo già una, ne ho presa un'altra di scorta. Perché io utilizzo le loro lime adesive, utilizzo sia la Grana Buffer che la 180 e ho voluto provare le 150 nere, che sono queste qui. Ho preso il pacco, sono di solito sempre in offerta da tantissimi mesi queste lime adesive, io comunque le ho sempre di scorta, mi trovo molto bene, devo dire che mi piacciono, utilizzo queste. Ve le faccio vedere le altre grane che uso, sono la 180 Zebra, fatta così, e la 100, la Buffer 100. Quindi vedete, queste sono tutte adesive, voi le attaccate sulla vostra anima e limate. Quindi lime, ho ripreso le cartine da salone, la confezione da 200 se non sbaglio. Eccole qua, questo è il nuovo pacco, stavo finendo le mie e sono queste qui, sono le mie preferite, devo dire che mi trovo benissimo, la confezione è anche comoda, pratica, non è ingombrante, e queste sono le, è il modello, ce ne sono vari. Ho preso delle tip, avevo finito le mie e ho voluto prenderle questa volta a mandorla. La confezione, il colore è natural, il colore naturale, la confezione è da 50. E poi passiamo a colori
e decorazioni, cose per la decorazione. Ho preso questo kit che puntavo già da un po' e ho aspettato appunto settembre per prenderlo. Questo è il duo di glitter Vip Sugar, perché volevo un glitter sul nero ed eccolo qui, bellissimo. Non so se riuscite a vederlo, se me lo mette a fuoco, sì. La combo insieme a questa aveva il bianco. Sono molto sottili, sono proprio delle polverine sottilissime. Ok. E poi arriviamo alla promozione, alle offerte, i saldi di settembre. Molto convenienti sia gli sconti sui gel color che sui semi permanenti. Sono uscite anche delle novità che io non ho preso perché non mi interessava nessuno dei colori che erano usciti. Ho preso 2 semi permanenti e 4 gel color. Allora, vado ad aprirmi i 2 semi permanenti. Così ve li faccio vedere e vi inserisco anche la tip qui di fianco, il colore esteso su tip. SP 103 Arianna, lo puntavo da un bel po' questo colore, mi ispirava, e però non mi sono mai deciso, ho detto ok, lo approfitto dei saldi e lo prendo. Adesso ve lo faccio vedere steso su tip. Poi un altro colore semipermanente che ho preso è Merci, questo qui, l'SP 157, anche questo era uscito qualche mese fa, non lo so, mi convinceva e non mi convinceva, e ho approfittato sempre, lo stesso discorso, dei saldi. Eccolo qui, questo è il colore come appare, e adesso lo state guardando già steso su tip. È un po' più denso rispetto a questo. Merci è un po' più denso rispetto ad Arianna. Adesso vedremo poi stesi come sono. E 4 gel color. Mi sa che sono tutti... No. 2 classic e 2 fast. Iniziamo dal classic C126 Red Pear. Eccolo qua, proprio quello che volevo. Eccolo qui. Non so come lo vedete voi in camera, comunque ve lo sto facendo vedere già steso. E poi l'oro rosa flash. Questo in realtà l'avevo già preso, poi mi si è rovesciato, quindi era un colore che avevo già e l'ho ricomprato. Eccolo qui, bellissimo questo, no? Questo è fra i glitter, colori glitterati che mi piace di più. Fast Silk F84, eccolo qua, un bel colore naturale. Poi una volta che li avrò stesi, li metterò a confronto alla fine, mi sta venendo adesso in mente questa cosa, con altri colori. Voglio vedere, perché Silk mi sembra simile a qualcosa che già ho, se è di passione unghie vi faccio vedere a cosa assomiglia. E poi Fluo Pepper F48, questo era super scontato, mi sembra 1,99 se non sbaglio, super fluo. Ormai siamo quasi in autunno, vabbè, sfalsatissimo dalla camera, e proprio fluo, è fluo. E niente, quindi ricapitolando, un po' di glitterini, un po' di semipermanenti, le tip, le cartine, le lime, l'anima, il tappo, l'omaggio e il cleaner. Purtroppo ci sono rimasta malissimo per questo ci sono rimasta veramente male. Spero insomma che mi risolvano la situazione, anche perché potrei sì provare a ricompattarlo, però sinceramente
non vedo perché debba fare io questo lavoro. Comunque vi farò sapere su Instagram. Vi mando un bacio, ci vediamo prossimamente e un bacione, ciao! Allora, stavo guardando se c'è qualcosa che può leggermente assomigliare, ho preso tutti i miei nude, almeno questi di passione, e forse Silk è... ma no, 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 sono due cose completamente diverse, quindi non ho nulla che assomiglia a Silk, bene, per fortuna, perché poi mi era venuto il dubbio. Guardiamo un attimo Red Pear, se ho qualcosa che si avvicina a questo. No, no, neanche qui ho. Bene, perfetto, missione compiuta, non ho comprato nessun doppione, adesso vi saluto proprio, ciao ciao.